Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale, questo è l'ultimo vlog del 2023. Questo è il momento in cui si cominciano a fare i bilanci dell'anno che sta per finire, si pensa ai buoni propositi per l'anno nuovo. Quindi volevo chiedervi se avete già pensato ai vostri buoni propositi per il 2024. In tal caso, se vi va di condividerli, potete scrivere i vostri buoni propositi per il 2024 nei commenti qui sotto. Il mio proposito per l'anno nuovo è trovare il tempo per vivere le piccole cose, i piccoli momenti della vita quotidiana, che possono sembrare banali, però in realtà, secondo me, da quello che ho capito della vita fino ad adesso, sono quei piccoli momenti banali della quotidianità che però ci rendono felici in qualche modo e ci fanno stare con i piedi per terra e ci fanno essere più pragmatici nella vita. Per il resto ho cominciato a scrivere gli impegni di gennaio nella mia nuova agenda rossa che ho ricevuto come regalo di Natale. Mi piace quella sensazione di quando si comincia a scrivere su un'agenda nuova. Comunque, oggi pomeriggio andiamo in centro per fare l'ultima passeggiata in centro a Roma del 2023 e devo andare in centro perché devo andare a comprare il regalo di compleanno per una mia amica e quindi niente, andiamo in centro e poi probabilmente domani condividerò con voi una ricetta. Questa è la Fontana della Pigna, di cui vi parlerò nei vlog prossimamente. Potrebbe essere un altro giro culturale per il centro di Roma, quindi non anticipo niente per il momento. Però sappiate che questa è una delle fontane dei rioni storici di Roma, la Fontana della Pigna. Allora, questi sono i miei acquisti. Questa busta è abbastanza pesante. Non so se è il caso di farveli vedere ora i miei acquisti perché sono in mezzo alla strada.
sono esattamente dietro al Pantheon. Questo è il retro del Pantheon e c'è molta gente che passa e che mi guarda anche in questo momento, quindi forse è meglio che io rimandi questa cosa per quando torno a casa, probabilmente. C'è anche una persona che sta suonando il violoncello, se non sbaglio, da quello che riesco a vedere da qui. Di giù. Allora, vi parlerò un po' più nel dettaglio dell'unico libro che tra qualche giorno non avrò più nella mia disponibilità, perché appunto lo regalerò a questa mia amica. Marta, se stai guardando questo vlog, basta, spegni e non guardare più. Grazie. Allora, ho trovato questo libro, che secondo me è molto interessante. Le muse nascoste, protagoniste dimenticate di grandi opere d'arte, di Lauretta Colonnelli. Ci sono donne che ci guardano dai quadri, che sembrano volersi raccontare. Donne sconosciute o quasi, immagini senza nome. Cercando nelle cronache del loro tempo, nei documenti storici, nelle lettere, nei diari, Lauretta Colonnelli ha restituito a quelle donne un'identità, ricostruendone la vita, il rapporto con l'artista che le ritrasse e l'influenza che ebbero sul suo lavoro. A guidare l'autrice è stata a volte un'espressione, altre un atteggiamento, un vestito, un oggetto, dettagli all'apparenza insignificanti che hanno invece aperto mondi interiori, vicende singolari, a volte drammatiche, riportando alla luce storie che sembrano romanzi. Edizioni Giunti. I quadri di cui parla sono quadri famosi, perché per esempio questo capitolo 9, La più bella di Firenze, è la primavera di Botticelli. Eccola. Era una donna reale, si chiamava Simonetta Vespucci. E appunto era la musa di Botticelli, di lei si innamorò anche Giuliano de' Medici, insomma, e ho deciso di regalarglielo perché lei lavora in un museo qui a Roma e insomma è appassionata di arte, ecco, quindi ho pensato che fosse un libro interessante e lo condivido con voi adesso proprio perché penso che ad alcuni di voi piacerà molto questo libro e quindi magari, non lo so, potrebbe essere una lettura interessante per voi. E soprattutto perché appunto questo libro non sarà più nella mia disponibilità tra qualche giorno, perché lo regalerò, quindi ecco perché ve ne ho parlato. Degli altri libri invece vi parlerò in un altro video, penso. Ho preso altri 3 libri, però sì, pensavo di fare un video in cui appunto vi parlo dei libri che ho letto nell'ultimo periodo, quindi devo finire di leggerne altri 2, poi leggere questi e poi fare il video. E sarà un video come ne ho già fatti altri, no? In cui ci sediamo insieme e chiacchieriamo dei libri che ho letto. Allora, siete pronti per l'ultima ricetta del 2023? Allora, l'ultima ricetta del 2023 è quella del baccalà mantecato. Perché l'idea è quella di fare dei crostini di polenta su cui adagiare appunto il baccalà mantecato. Il baccalà mantecato è una ricetta tipica della zona di Venezia. La ricetta classica è il baccalà mantecato alla veneziana. Per quanto tempo è stato a mollo? Da stamattina, però era già bagnato, quindi era già stato a mollo prima di comprarlo. Era già ammollato, si dice. Il baccalà ammollato ho comprato. Poi l'ho lasciato io di nuovo in acqua corrente, adesso l'ho lasciato così di modo che sia meno salato, insomma. Bello questo dosatore. Sì.
Nel nostro vecchio biberone. Allora, sono, ne metto due di questi, quindi sono 500 ml, 250 e 250. Allora, stiamo mettendo il latte nel tegame perché lo stoccafisso dovrà bollire nel latte. Poi 300 ml di acqua. Allora, che dobbiamo fare adesso? Controllare, eccolo, che non ci siano le lische. Le spine, eccole, guarda, vedi? Allora, dammi le forbici, le levo. Allora, facciamo la teppa a pezzi. La pelle la lasci, la togli? Sì, no, adesso si lascia in cottura, poi dopo la togli. Bisogna metterci, c'è uno spicchio d'aglio dentro. Ok, e mettiamo anche in teoria una foglia d'alloro che non abbiamo. No, ci siamo dimenticate. Vabbè, pazienza. Vabbè, pazienza, dai. E adesso il pesce deve bollire per 25 minuti. Si è un po' ritirato il pesce. Un po' tanto. Allora, abbiamo tolto la pelle. Ok, basta. Abbiamo filtrato il liquido di cottura e adesso lasciamo tutto a raffreddare. Adesso mettiamo un pizzico di sale e un po' di pepe. Ho girato di pepe, vediamo. E secondo me è venuto molto bene, anche come consistenza. La consistenza sì. Il nostro baccalà mantecato è pronto per essere mangiato domani su crostini di polenta. Quindi questo è fatto. Poi domani dobbiamo fare la polenta e cuocere le lenticchie con il cotechino. E basta. Questo è quanto. Sì. Saluta, è l'ultimo vlog dell'anno questo. Siamo arrivati alla fine di questo vlog. Come è stato il vostro 2023? Se vi va di condividere come è andato quest'anno che sta per finire, sentitevi liberi di lasciare un commento qui sotto. È giunto il momento di salutarci e ci vedremo sicuramente il prossimo anno, però credo che la prima settimana di gennaio me la prenderò di pausa. Devo fare una pausa vera, perché anche durante queste vacanze di Natale non ho fatto una pausa vera. Per recuperare le energie, per raccogliere le idee, per organizzare un po' il nuovo anno del canale. Io vi ringrazio come sempre per aver scelto anche quest'anno di guardare i miei video e di imparare l'italiano con le mie video lezioni, e ci vediamo prossimamente con tante altre cose, con tanti altri video, vlog, lezioni, grammatica, eccetera. Buon anno davvero, buon anno di cuore, e spero davvero che tutti i vostri progetti si possano realizzare. Buon anno e ci vediamo l'anno prossimo. A presto, ciao.